Noi non siamo adesso nella condizione mentale giusta poi per ribaltare le cose, quindi è andata così. Chiaro che il punteggio può sembrare pesante, anche se davanti, secondo me, abbiamo quella con la Pistoiese, quella che è la squadra più attrezzata, insomma, per fare il salto di categoria. E chiaro che da parte nostra non possiamo assolutamente fare i due regali nei primi due gol, figuriamoci se li facciamo all'Arezzo, che sicuramente dal punto di vista fisico e anche tecnico c'è superiore. Guardate, un primo tempo che, nonostante abbiate subito lo svantaggio, avete anche creato un paio di situazioni, no? Poi dopo il 2-0 di fatto la gara è un po' finita lì. Sì, no, ma infatti alla fine del primo tempo io ho detto ai ragazzi che la partita ancora era aperta, a patto di non crearci ulteriori situazioni pericolose. È chiaro che poi il 2-0 è stato un po' lo spartiacque, la partita si è chiusa e poi l'Arezzo ha potuto sfruttare gli spazi che concedevamo. Ecco, l'Arezzo, lei lo ha considerato insieme alla Pistoiese l'altra pretendente alla promozione. Le chiedo che impressione le ha fatta. Qua spesso si discute su una qualità di gioco magari non troppo eccelsa, però ecco dal campo che impressione le ha fatto la squadra di Mezzanotti? Squadra quadrata, io adesso non posso dare giudizi assolutamente tecnici perché non conosco la realtà, quindi è chiaro che io valuto quello che ho visto, le 3-4 partite che ho visto quando ancora non ero l'allenatore di Gualdo Casacastalda, a partire di oggi, quindi una squadra quadrata, equilibrata, che ha giocatori tra l'altro che possono non giocare, quindi che subentrano e possono fare la differenza, che è una cosa secondo me fondamentale in questo campionato, insomma. Esce Sussì, entra Invernizzi o viceversa, esce Martinez, entra Rubechini oppure Diemé, ce ne sono tanti giocatori, quindi per vincere questo campionato serve una rosa del genere. Io credo che questo è un campionato difficile dal punto di vista dello sviluppo del gioco, perché spesso trovi squadre che non ti fanno giocare, quindi non è facile. Io dico ancora che il campionato è lungo, quindi l'Arezzo ancora ce la può fare. Siamo stati costruiti per fare questo, non sempre ci riusciamo e questo ci dispiace molto, ma no che non ci proviamo. Ci fanno piacere gli applausi, ma quelli li dobbiamo meritare. E quindi oggi, se oggi hanno fatto gli applausi alla squadra, questo deve essere un là per prendere anche domenica prossima. Ecco, hai cambiato anche qualcosa, no? Fatto un po' di turnover. Oggi ti chiedo che risposte hanno dato quelli che oggi hai schierato. Preferisco in particolare anche a Invernizzi. Ecco, più in generale, sei rimasto soddisfatto della prestazione della squadra oggi? Ma credo che abbiamo fatto una buona partita. Sicuramente Walter non è esso, ma non per la bravura. Per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante, sono due attaccanti diversi. E come Bricca non è Carteri, però quello che gli ho chiesto l'hanno fatto molto bene. Walter è entrato anche nel secondo gol, poteva fare gol, quindi io fossi in Walter sarei molto sereno, perché l'allenatore, cioè, non stravede per lui, vede, cioè, non è che è un panchinaro, anzi, quindi sono contento sia diciamo, tra parentesi nuovi, però mi ha fatto molto piacere vedere quelli che sono entrati, Rubechini e Sussì, stesso Carteri, che hanno fatto, secondo me, hanno cambiato anche molto la partita, dando velocità, dando potenza, e lì l'abbiamo chiusa, sono stati bravi. Ecco, Davide, chiedo se personalmente questa era una partita particolare anche per te, dopo comunque questa settimana e la presenza di Ferretti in panchina, cosa ha significato per te e per la squadra? Vabbè, sono tutte particolari perché tanto dopo un pareggio si rumoreggia, quindi ho sempre detto che io credo nel lavoro, credo in questa squadra, in questi giocatori, e quindi non mi abbasso poi a una domenica non crederci più. La presenza di Ferretti, secondo me, è stata la ciliegina sulla torta dopo una settimana dove è stato straordinario, un padre incredibile che ci ha aiutato sempre. Ha fatto determinate cose per cercare di stare tranquilla la squadra, e la squadra penso che l'abbia ripagato, l'abbia sentito. Venire in panchina è stata una cosa bella, bella davvero, perché abbiamo sentito il nostro presidente, no? In trincea con noi. Sì, è stata una settimana diversa, no? Difficile. Noi sappiamo che questi momenti possono arrivare sempre, il campionato è lungo e che la squadra che vuole vincere il campionato sempre deve superare queste cose.
Per fortuna oggi abbiamo giocato bene, abbiamo vinto la partita, quindi siamo tranquilli già pensando a mercoledì, aspettando di fare tutti e tre vittorie nella settimana. Ecco, l'ambiente, oggi siete usciti tra gli applausi dopo comunque le contestazioni della settimana scorsa, ecco, che momento è in generale del campionato dell'Arezzo? No, è un momento che dobbiamo cercare di pensare a noi stessi, non guardare tanto gli altri, perché la differenza non è che se oggi uno perde e l'altro vince, se va a due punti, a un punto, l'importante è giocare bene, stare tranquilli noi stessi e a fine campionato arrivare primi, quello è importante. Pistoiese a più 5, oggi comunque ha continuato a vincere ancora la formazione di Morgia, ecco 5 punti, il campionato è lungo però cominciano ad essere una distanza complicata da rimontare. No, io penso che soltanto un pareggio e dopo ci abbiamo anche lo scontro diretto, di quello non, noi abbiamo perso soltanto una volta, giocando bene, giocando male, ma sempre una volta che abbiamo perso soltanto, quindi dobbiamo stare tranquilli. Si è discusso molto anche della tua posizione in campo, no? Oggi di nuovo attaccante esterno, hai giocato anche magari dietro una punta nel 4-2-3-1, ecco, tu dove ti trovi meglio e ecco, che giudizio dai fino qui del tuo campionato? No, io penso che sì, il mio campionato deve essere per dare una mano alla squadra, benvenuto sia il particolare, conta dopo, perché se facciamo bene tutti si arriva primi. Se uno per uno comincia a dire no, io qua non posso giocare, qua non devo giocare, soltanto se fa baraonda e non fa bene. Se il mister mi vede bene così come stavo a far giocare, era la scelta sua e io giocavo. E adesso mi ho trovato bene anche oggi così. Speriamo, la decisione è sempre sua e io sono un semplice giocatore, quindi si dice così, io gioco. Questa vittoria, insomma, la usiamo come un punto di partenza per tornare a riconquistare quello che ci meritiamo e che vogliamo arrivare a realizzare, cioè, dall'inizio dell'anno c'è questo obiettivo di vincere il campionato e noi ogni domenica mettiamo il massimo, ognuno mette il suo massimo per cercare comunque di portare a casa la vittoria ogni domenica. Ecco, oggi sicuramente l'autogol del difensore del Guadalupe ha messo subito la partita in discesa, ecco, è stato poi più semplice anche nel secondo tempo. No? Sì, siamo stati diciamo anche bravi noi, un po' fortunati, ma anche soprattutto bravi noi a sfruttare questo episodio, questo calcio punizione all'inizio partita che ci ha messo subito sul piede giusto questa partita. Ecco, per quanto ti riguarda, ecco, un giudizio anche sul tuo campionato, spesso ma mezzanotte alternano anche terzini, per voi com'è anche farvi trovare comunque sempre pronti? Sì, noi cioè, penso che anche i miei compagni cioè, danno il massimo per cercare di mettere in difficoltà il mister e poi cercare di guadagnarsi il posto in settimana per la domenica.